Per tutti i sospesi potete lavorare, perché vengono meno gli obblighi tra le parti quando si è sospesi, e quindi si può lavorare. Trovate tutti i lavori possibili, ma non cedete al vaccino, non cedete al ricatto, siate uomini. Con un decreto legge firmato dal cosiddetto Presidente della Repubblica, che non voglio neppure nominare. Questa destra infame di fascista memoria in realtà è uno strumento politico, o per meglio dire è un'arma con la quale il governo vuole ammazzare tutti i diritti politici e umani dei lavoratori. E io lo dico subito, io sono una piccola imprenditrice, una delle tante partite IVA in circolazione sono disobbediente. Io nel mio luogo di lavoro... ...ditta predatoria, voi invece che siete qui, siete già quel cambiamento meraviglioso che il mondo sta aspettando. Perché questo sistema ha le ore contate, questa è la fine di una civiltà. Ma abbiamo ora un grande compito tutti insieme, resistere e costruire allo stesso tempo. Resistere, costi quel che costi, perché quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere. Con loro anche l'autrice di BioBlu, Nunzia Alessandra Schilirò, dirigente della Polizia di Stato, che è qui con noi.